do do is something unholy oh we oh we oh never mind perché non va ah oops <laughs> scusate <laughs> On gour, comunque ragazzi, oggi sono super excited perché dobbiamo andare ehm, in centro perché dobbiamo andare a vedere dal vivo e comprare eventualmente il mio autoregalo di compleanno che avete scelto voi. quindi... Mm, è la prima volta eh, in dieci anni che mi scegliete un autoregalo soprattutto importante e soprattutto super costoso per, questo, per un compleanno. Anyway, iniziamo facendo colazione e voi venite con me. Eccoci qua ragazzi, siamo in bagno perché dobbiamo farci belli. Mi sono cambiato la maglietta perché con le luci e tutto alla fruit bianca mi sembrava un po' troppo cheap. E come vi ho detto nel vlog di domenica, Yeppoda mi ha mandato un intero pacco con tantissimi prodotti. Praticamente c'è eh, tutta la linea The Full Glow Set. In più ci sono anche delle maschere che faremo poi, oggi le passiamo. E poi c'è anche The Ice Cream, così. E quindi io l'ho provata in questi giorni, la sto usando sia mattina che sera. E come promesso, oggi ci andiamo a getredare eh, insieme. E vi dirò cosa ne penso prodotto per prodotto. La cosa che mi è piaciuta tantissimo è che fuori da ogni scatola c'è il numerino che ti dice in che step, in che ordine devi usare i prodotti. E quindi, siccome voi sapete che io di solito li uso sempre così come mi viene, adesso finalmente non sbaglio più e io inizierei. Facendo la doppia detersione perché è un classico per la skincare coreana e se non lo sapete appunto, Yepoda tratta appunto skincare coreana. Vi consiglio comunque di fare un salto nel loro sito qua sotto nell'info box e se deciderete di comprare qualcosa c'è anche il mio codice sconto cristiano in cui avrete il 30% di sconto su qualsiasi cosa. Allora, iniziamo con The Calm Balm e vi devo dire... Mi è piaciuto molto, mi piace questo prodotto poiché io, diciamo che è una novità, io la doppia detersione non, non la facevo quasi mai, vuoi per svogliatezza, vuoi perché mi mancavano prodotti, però vi devo dire che da quando lo sto usando mi ci trovo benissimo. L'odore è super, non è forte e quindi a me sapete che mi piacciono gli odori neutri e adesso vi faccio vedere. Io ne prendo un pochino. Questo serve anche per struccarsi, eh? cioè soprattutto, ma serve anche un po' per togliere per esempio il sebo in eccesso, per togliere magari, non lo so, tutti quei residui della pelle che durante la notte o durante le giornate. Eh, ti sapiccicano, no? Tipo l'inquinamento e varie cose. Dopo aver fatto un po' di massaggiuini, io mi vado a sciacquare la mano, cioè la bagno un pochino perché così gli do un po' di emulsione. E adesso ragazzi, nel kit c'era anche questo asciugamanino, Bisogna bagnarlo con acqua calda e poi bisogna oh, mettercelo qui, così per aprire ulteriormente i pori. Vi devo dire in verità che io questo step di solito lo salto, ma ho voluto farvelo vedere perché è troppo ganzo. <ride> Procediamo delicatamente per continuare a togliere il suebo in ciueso. Andiamo con The Bubble Double che è questo qua e sa questo di frutta tipo melograno. Eh, è una cosa che boh mi piace, mi piace anche il fatto che sia rosso e andiamo a mettere due sbobini un po' così. Ovviamente come sempre un po' lo scaldiamo e poi via. Via con i massaggi circolari, circolari e prepariamo appunto al meglio la nostra pelle per prendere per amalgamarsi con le creme che ci metteremo dopo. Adoro. Questo è il passaggio mio preferito. E andiamo con lo step 3. Questo è il mio preferito. Si chiama The Mist Have e è bellissimo perché te ti metti così, lo spruzzi. E aspetti, buono. Questo sta proprio di pulito. Lo amo. Lo step 4 eh, ci sono due cosine. Questa The Sea Tox sarebbe una maschera che eh, ti danno anche il suo pennellino. O io ho anche in questo caso questo bellino. Però, siccome l'ho già fatta due giorni fa, Uh, non voglio abusarne e quindi la proveremo poi magari prossima settimana. Quindi andiamo con il Repair Hero con la sua pompettina che è super trasparente e poi vado a tamponare, tamponare, tamponare. Allora, per ora tra i prodotti che abbiamo provato questo è quello che mi piace, diciamo, meno perché vedete, lo sento abbastanza appiccicoso. Però il suo lavoro lo fa, ragazzi. Però, se vi devo dire la verità, appunto, vi devo dare i miei pareri. Questo qua è quello che preferisco meno. Andrei adesso con l'ultimo step. Iniziamo con l'ice cream, che è questa qua. Allora, ora allora bisogna, bisogna parlarne eh, di questa ice cream. Io l'ho fortemente voluta, l'ho proprio richiesta io questa, e ero veramente curiosissimo di provarla e di iniziare ad usarla. Il fatto è che la primissima volta che l'ho messa ne avevo messa troppa e avevo difficoltà a stenderla. Ma perché ne avevo preso troppo prodotto? Ok? Con l'andare dei giorni ho imparato. Ne devo mettere proprio poca, 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 poca qua e poi poca, 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 poca di qua e poi vado a tamponare. Vedete, perché poi si vede, no, che eh, diventa bianco. E io la prima volta l'avevo presa proprio boom, perché ho detto, uh, che bello! In realtà eh, ero diventato veramente tutto bianco qua, e la mia pelle faceva fatica ad assorbire tutta quella crema, quindi ho dovuto toglierla, eh, praticamente. Anche perché eh, con tutto quel prodotto, diciamo che mh, mi sentivo un attimo... Più caldo in questa zona dove and ero andato a stenderlo, però adesso che ho trovato la giusta quantità è eh, perfetto e eh, va tutto bene. Non sento eh, frizzori, non sento calori, non sento eh, nessun fastidio. E devo dire che facendo così mi dura anche di più. È che io scusate, beh, eh, sono sempre Lì a eh, esagerare, no? Con i prodotti, me lo dite sempre. Però sbagliando si impara. E continuiamo con l'ultimo step. Che abbiamo due creme. In questo caso, quella per la notte la metteremo stasera. E oggi, per il giorno, c'è anche questa qua, The Make My Day Cream. Parliamo de de del packaging, ragazzi. Io adoro. Sono tutti di un colore diverso e mi piace moltissimo e mi piace anche il fatto che praticamente qua ci sono tutte le istruzioni, no? Qui ci sono step by step, poi di qua c'è scritto e ci sono anche le immagini di come usare il prodotto. C'è scritto appunto eh, se lo puoi usare di giorno, se lo puoi usare di notte, se lo puoi usare entrambi i momenti della giornata e c'è scritto anche qua gli effetti che dovrebbero fare. Questo qua lo amo tanto. Mi piace anche che è appunto verdolino, che è bello! E poi si fa così: si va a massaggiare e la nostra mega skin care per questa giornata è termine. I miei prodotti preferiti di questa linea per il momento sono appunto questo, il Make My Day, ovviamente! La schiuma, che bello! Ignoranza mia che non la usavo mai, perché non sono stato neanche mai lì ad interessarmi per comprarla, lo Step 1, il Calm Balm. Questo molto, 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 molto bello. Io direi che ci possiamo truccare e poi usciamo. Vi ricordo però, se andate qua sotto nell'info box, c'è il link diretto per andare a vedere il sito di Yepoda e se avete voglia di acquistare qualcosa... Codice Cristiano 30% di sconto su tutto. Mi raccomando, fatemi sapere se voi usate Iaco da sé, lo conoscevate e se magari grazie a me avete voglia e curiosità di prendere qualche prodotto. Vaga, partiamo! Allora, l'outfit di oggi è questo: Total Denim perché dopo la festa anni '80 che vi siete persi perché non l'avete visto, il vlog perché non siete andati. Accorrete numerosi. Mi piace molto questo outfit. Poi la borsa così. Dobbiamo andare alla Rinascente o l'appuntamento, piano primo. Mamma mia. Non lo so. Ah, vi devo anche ricordare che bisogna venire qua, è eh, l'11. Perché esce la collaborazione con Mugler. Ma adesso dobbiamo andare in Rinascente. Qua. Wow. Mi hanno detto che mi aspettano al piano terra, quindi entriamo e andiamo. L'ho fatto. L'ho fatto. Eccoci qua, usciamo da qui. Prima di tornare a casa, raga, faccio un salto da Starbucks perché devo dire che oggi me lo sono meritato veramente, veramente. E ve lo siete meritati anche voi in realtà. Ma no! anche quelle! Schiano? Oh, sì! No ragazzi! Casino! Mm. Possiamo tornare verso casa! Il nostro l'abbiamo fatto! Troppe cose insieme, oh. allora eccoci qua con il mio secondo autoregalo, ma ufficialmente il primissimo che abbiamo scelto insieme. Anzi, che avete scelto voi. Andiamo a casa perché ho troppe cose in mano. Eccoci qua, ragazzi. Mamma mia, che sudata c'è un card, si voglia, ma siamo qua con il mio autoregalo di compleanno. Non lo apro, raga. E mi sono fatto fare il pacchettino, che è questo qua, lo amo, bellissimo, mamma! Super super stupendo. E poi questo non lo dobbiamo. Ah, c'è anche oh, Metti qua c'è anche. Lo scontrino, la fattura, tutto quanto non lo apriamo. Dicevo perché c'è da aspettare il 3 giugno, perché il mio compleanno appunto è il 3 giugno. Però mi hanno dato anche dei campioncini che sono qua e li proveremo insieme così vediamo guarda peccato che ho appena comprato Terdermess no? come, come profumo avete visto la mia recensione nel mio inutile shopping di aprile vi lascio il video qua allora super esperienza um, Louis Vuitton in Rinascente andrò per sempre lì c'è meno gente, è molto più efficace, molto più veloce rispetto a Monte Napoleone e non c'è la fila. Sarà anche perché avevo comunque io l'appuntamento con il mio nuovo amico. Grazie, ti saluto. Non dico il nome per privacy, però sappiate che se dovete scegliere uno dei Louis Vuitton in giro per Milano, andate in Rinascente, eh, vi raccomando, io adoro. Allora. Sapete che qua dentro c'è una borsa, ok? Questa sarà la borsa del mio compleanno come autoregalo, sapete che ve ne ho sempre parlato, ero indeciso tra più modelli, più marche, più brand, più colori e tutto quanto. L'altra settimana abbiamo fatto appunto una live su Twitch in cui mi sono detto io ho quasi deciso, ho quasi preso la mia decisione su eh, rispetto alla borsa che voglio comprare. Però voglio un po' tastare il terreno e quindi in questa live per chi non avesse il sito Viola vi racconto brevemente cosa abbiamo fatto. Io ho fatto vedere i vari modelli che erano in pole position, che stavano gareggiando tra di loro per essere comprati. Abbiamo fatto tantissimi sondaggi e poi ha vinto un modello di borsa modello di borsa che. Volevo anch'io tantissimo tra tutte, ma ero indeciso poi sul materiale e tutto quanto, quindi abbiamo fatto altri sondaggi e ha vinto questo qua. Io ho mandato subito un messaggio alla persona che lavora in Louis Vuitton in Rinascente: ho chiesto se ci fosse, se fosse disponibile il negozio e quindi sono corso subitissimo a comprarlo. Non ho aspettato fino al giorno del mio compleanno perché. Questa borsa va via come il pane, anche se in realtà andava di modissima due o tre anni fa, che era perennemente sold out. Fatto sta che, nonostante i vari rincari del prezzo e tutto quanto, è una borsa che va via come il pane, ugualmente, in, tutte, in tutti i modelli possibili che ci sono. C'era, fortunatamente, e quindi sono andato a, a, a provarla invece di comprarla dal sito. Io volevo vederla dal vivo perché vedrete è un po' diversa rispetto a tutte quelle a cui vi ho abituato fino a questo momento me la sono provata, mi, mi sono innamorato, mi sta benissimo, è bellissima e quindi sarà un patema aspettare giugno e sarà un patema lasciarla qui dentro chiusa fino al giorno del mio compleanno quindi sappiate che non faccio l'STRONZO solo con voi che non sapete in questo momento, cosa ho comprato? Ma lo faccio anche con me stesso perché io me la vedrò tutti i giorni in casa e non potrò aprirla. Quindi in realtà, non so neanche se mi hanno fatto lo scherzetto e se dentro c'è il modello che, voglio, che ho voluto io. Vabbè, ve lo scopriremo solo vivendo. Ma. Grazie Louis Vuitton, ti amo, Sarai, vai a fare compagnia a Hermès adesso. Io sono andato alla Starbucks, ho detto torno a casa veloce, corro con il mio caro caramello macchiato, così almeno eh, mi faccio perdonare del fatto che non c'è in questo video l'unboxing della borsa, che quindi dobbiamo aspettare quasi un mese. Facciamo un sondaggio anche qua, qua sotto tramite commento però, voi che non avete visto la live, quindi non sapete che modello è, mi raccomando non barate, provate a indovinare quale borsa io ho comprato, quale borsa ho scelto di Louis Vuitton. Comunque ho detto "Vado con il mio Starbucks, mi faccio perdonare con i miei amici youtubiani per raccontare una specie un mini 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 story time". L'unica cosa è che c'era troppo caldo, l'ho quasi finito, però vabbè. Apprezzate lo sforzo. Io vi devo raccontare, ragazzi, che ho un nuovo vicino di casa, un po' molesto. Allora, che è successo? Voi sapete tutta la storia, tutta la mia tiritera con la vecchia del piano di sopra, no, è brutto chiamarla una vecchia. Ormai non siamo più in lite, quindi la signora che mh, qua ehm, mi voleva denunciare, ok, perché diceva che io facevo festini, facevo casini e tutto quanto. Fortunatamente io facendo un video al giorno, mettendo soprattutto vlog, ho tutto filmato di quello che faccio nelle giornate e quindi sono sicuro che i festini in casa non ne faccio, anche perché sono quasi sempre solo. Fatto sta che da un mese a questa parte non in questo palazzo e nemmeno nel nostro condominio, ma nel palazzo, non so come spiegarlo, praticamente ci sono tre palazzi no, nella corte interna, due fanno parte della mia palazzina e uno è un altro condominio che non c'entra nulla con noi, però comunque le, le, le case ci sono. Ok, c'è stato un po' di tempo fa ehm, in una di queste case, quindi c'era la finestra e un balconcino eh, ci sono stati dei lavori, ok? Quindi ho detto: ah, stanno rifacendo la casa, chissà chi ci andrà a vivere. Insomma, un mese fa ci è andato a vivere questo ragazzo, però cosa succede? Praticamente io lo vedo, lui mi vede ovviamente, perché su per giù l'altezza è quella anche se siamo abbastanza distanti, io nel mio terrazzino, non quello enorme che è di qua, ma il terrazzino in cucina, ci ho messo tutta la spazzatura, ok? Perché la tengo lì? Ogni volta da un mese a questa parte che io vado a buttare la spazzatura o magari vado a prendere il caffè, no? La mattina che c'è un po' di solino, ancora che non c'è caldissimo, così che prendo un po' di vitamina solare, e sto lì spaparanzato eh, a sedere, a prendere un po' di sole, io da un mese a questa parte che sento fa ogni tanto. Cristiano! 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 Così, avete presente le ragazze che sul treno facevano Nihao! Nihao! contro i turisti? Ne abbiamo parlato più e più volte. Ecco, io sento la stessa cosa, però cristiano, tipo cristiano, però non o oh, cristiano, ma cristiano. E all'inizio pensavo di essere pazzo, di sentire le voci. Che ho detto, vai, sono un pazzito. Perché alzavo poi gli occhi quando io sentivo... Viviano, magari io ero lì, che ero lì con l'iPad così, che bevevo il mio caffè. E sento... Niniano. Allora alzo gli occhi e siccome ho questi palazzoni, controllo un po' su, su vari terrazzi o alla finestra se ci ha affacciato qualcuno. E non vedevo nessuno. E è per quello che dicevo, vabbè, io... Son pazzo, sono pazzito. TSO, altro che arriva alla fine dell'anno, bisogna andarci a rinchiudere adesso. Ma è andata avanti per tre settimane fino a quando. L'altra sera ero lì che stavo prendendo il, il sacchetto della spazzatura della plastica per cambiarlo e risento, Quella, questa volta mi sono girato velocissimamente e mi sono reso conto che c'era questo tizio alla finestra che poi eh, si è nascosto o comunque è andato via. Allora mi sono detto, Scusami, amore della mia vita, se mi stai guardando, perché se sai il mio nome significa che comunque mi segui e mi conosci. Ma perché chiamarmi e nascondersi? Fammi uè e mi saluti così, così ti risaluto e così so per certo di non essere pazzo. Ma poi io non ho capito come mai fare queste cose moleste se tanto poi io lo vedo la sera tipo che balla o che eh, fa anche mh, da mangiare o comunque sta parlando con gli amici senza maglietta, lo vedo perché le finestre sono sempre aperte. Quindi io so chi sei, nel senso, ti vedo, non è che sei nascosto. Se mi fai e poi ti nascondi. Ormai so che proviene da quello, da, 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 da quella finestra. So che sei te. Perché nascondersi? E poi non ho capito questo gioco. È molto divertente, domando, non lo so. Comunque. Lo story time è questo: ho un nuovo vicino molesto. Chissà, non posso neanche dire nascerà una nuova storia d'amore perché comunque, povero Mark, lo amo e lo dolgo con tutto il suo cuore. E vabbè, insomma, lo story time era questo. Nel caso in cui ci eh, saranno degli aggiornamenti, anche dopo questo vlog, ve lo farò sapere. Adesso, guardiamo però. Anzi. Prima di guardare e eh, sentire i campioncini del profumo, dei profumi di Louis Vuitton, fatemi sapere, ma secondo voi, che teoria avete del fatto che il vicino mi chiama così? Non lo so, mi ama? Mi odia e quindi vuole farmi impazzire? Probabilmente la seconda. Ora, oltre tre campioncini, eau de parfum, eau de parfum e eau de parfum, come si chiamano? Uno è Sur la route, l'altro è Nouveau Monde e l'altro ancora è Meteor. Ok, Meteor l'avevo visto e volevo assaggiarlo troppo, assaggiarlo. Volevo sentirlo troppo, quindi sarà il nostro primo. Meteor, Meteore, scritto così, raga, Meteore. Ok, buono, sì mi piace. Mi piace questo, sa tipo di, di muschio selvaggio, può darsi. Mm. Buono. Allora, mm, voglio sentire gli altri, ma questo probabilmente sarà il mio nuovo profumo quando finirò Terre des Messe, eh? Meteor. Mi piace. Devo poi vedere co a contatto con la mia pelle se cambia oppure no, ma comunque ho scoperto che si apre così. Ecco, lo sapevo, quindi quello l'ho rotto. Questo è Newthermund. Newthermund scritto così, Newthermund. Ora però c'è ancora quell'altro, aspettate così. Ok. No, Newthermund non mi piace, sembra più un profumo della minonna. No, Newthermund, no, bocciate Newthermund. Ok, no, 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 zero. Brutto, brutto, no, no, no. E il terzo è sur la rue. Sur la rue, guardiamo. Sur la rue, io comunque vedete, anche se non l'ho assaggiati già con la vista, con la visuale, sapevo già che Meteor era il migliore. Sur la rue si scrive così. Sur la rue, andiamo. Mm. Questo è già meglio. Mm. Allora, questo è. <coughs> Molto meno pesante, sembra un po' più leggerino, un po' più. estivo. Ah, me lo sono tirato addosso! Ok, sulla la Rue ci può stare, però secondo me è secondo classificato, quindi classifica finale, numero uno, Meteor. Che ora mh, guarderò poi con i polsi e tutto quanto se cambia oppure no, ma. Se tutto va come deve andare, sarà il mio nuovo profumo. E poi secondo è Sur Rue. La... No, oddio, me ne sono scordato. Qual era? Sur la Rue. Ten... Ah sì? No, ohioi, yeah. ragazzi, non me lo ricordo più. Qual era l'ultimo? Sur la Rue, secondo, classificato. Ok, e ultimo, Nouveau Monde. Ok, se voi avete sentiti o avete uno di questi tre profumi, se avete Livemund, eh, poveri voi. Ora anche assaggiatore di profumi professionista, molto bravo, andiamo a posizionare il mio secondo autoregalo. Probabilmente sarà anche il, il penultimo, perché quest'anno i regali so saranno un po' meno, ma saranno Super costosi, tipo questa borsa. Allora, fino a questo momento sì, è la borsa e sarà la borsa più costosa io che ho. Tra le altre cose, però, è anche la più bella. Quindi, adesso siamo a quota due regali: quello nuovissimo di Louis Vuitton che avete scelto voi, e poi quello di Hermes che avevo comprato a Firenze perché qui a Milano non ce l'avevano. Sono super contento. Di eh, prendere tutte le, le offese che prenderò, ma ahimè, abbiamo già parlato di queste cose dei soldi. Ora ah, devo sistemare un po' casa perché domani viene Marca e così vi faccio anche vedere la mia nuovissima um, friggitrice ad aria eh, che avete visto nel vlog. Nel caso in cui ve lo siate persi, sempre qua sotto l'info box o comunque sul mio canale. Sistemo casa e poi ritorniamo. Raghini, allora, mi è arrivato un'email del sito Viola, vabbè, chi se ne frega tanto ormai, di Twitch, per, per il mese del Pride di giugno, che devo inviare delle richieste. Non so cosa sta succedendo, la guarderò un po'. E poi... Che eh. Intervento di sicurezza rapido, vabbè, riavvia adesso. Insomma, e poi vi faccio vedere, vi faccio sapere, insomma. Tanto giugno è lungo e dovrà arrivare, ma sta in questo casino. Però nel frattempo faccio merenda. Mm. Mm. Che è successo qua? Ma che ne so. Buone. Raga, ma io mica mi ero accorto che è praticamente tardissimo. Sono più delle nove eh, che mi ero messo a editare dei video. <ride> a letto, io devo mangiare, devo mangiare e a leggere. Che ho fatto quella merendina, prenderò un po' di insalata. Che tanto ce l'ho. Poi i piselli L'avevo avevamo aperti. Ok, ieri, ci siamo poi un po' di tonno. Un po' così, un po' di formaggio. Facciamo una cena. Fit, tra virgolette. Eccoci qua mentre mi sta editando, esportando il video. La cena fit di oggi, un po' di tonno con la maionese, il formaggio, quello belga, l'insalata e poi i pisellini. Poi mi sto guardando anche i pacchi e poi abbiamo da finire queste. Adoro, adoro, adoro. Non avevo voglia di mh, cenare con cose pesanti oggi. Eh. Diciamo che. Mi devo ancora riprendere. <ride> ultimamente, il mal di gola, la e tutte queste robe qui. Non ho voglia di sprecarmi tante cose. Anche se. Possiamo usare la friggitrice d'aria adesso. Che bello! Allora. Anyway. Oh! Buona a tutti Ora doccettina rigeneranti! E poi ci abbiamo verso il letto! <tricano> e mi piace <tricano> E mi piace mm togliamo tutti tutti i residui di quello che è stato oggi. Allora, sono super contento, ragazzi, oggi. So che è una cazzata volata, <ride> scusate. Però sono molto contento del mio autoregalo e soprattutto sono contento che l'avete scelto voi, cioè una parte di voi e quindi per una volta ci ha messo tutti d'accordo e sì, sì, super, 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 non vedo l'ora di aprirlo e sono contento, dai, contento che domani finalmente rivedo Mark, quindi devo andare a letto presto perché questo mi sveglia all'otto, poerino, <ride> e sono contento, mi sciacco un attimo. Dato che ci sono, ormai ve l'avevo promesso, vi faccio vedere anche la crema per la notte che... Al contrario di quella per il giorno è violettina. Che bella, che bella! La mettiamo, vedete? Ah, no, non vedete nulla, è così e io amo e così sono pronto, raga. Che questa è un po' più densa rispetto a quello della mattina ma perché ho scoperto che eh, fa un'azione durante tutta la notte ok quindi si riassorbe lentamente perché eh, vi deve anche idratare durante il vostro sonno e quindi è perfetta perfetta e la cosa bella è che poi io mi sveglio la mattina che ho ancora la pelle super super liscia e super bella Adoro ragazzi, io vi ricordo codice cristiano 30% di sconto qua sotto l'info box. Adesso però andiamo a letto. Ah! Oh, pulito, coccolato! Adoro! Siamo arrivati alla fine anche di questa giornata. Amo, ah, devo fare in realtà delle robe sull'iPad per sistemare tutti gli impegni di maggio perché mh, ne stanno venendo fuori a dismisura tantissime, quindi non vedo l'ora di farvi sapere tutto e soprattutto di portarmi con me. Di portarvi con me fatto sta. Mi raccomando ragazze ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo vlog. E fatemi sapere tutto quello che vi ho chiesto qua sotto tramite commento perché sono veramente curioso di sapere quale borsa pensate che io abbia preso e mi raccomando, giocate solo se non siete stati nella live, quindi che non sapete per forza quale ho preso perché l'avete deciso voi. Anyway, per oggi è tutto, ci vediamo domani con un nuovo, nuovissimissimissimo vlog. mettete mi piace, mi raccomando e iscrivetevi. Ciao!